Altobelli vicini in tribuna per verificare le condizioni di Bagni, ma avrebbe potuto farlo anche con te se fossi stato in campo, invece sarà in panchina. Purtroppo sì, mi dispiace, per me è una cosa nuova, però devo dire che Vicini mi conosce benissimo, sa quello che valgo e non ha bisogno di vedermi in una partita. La preferenza di Altobelli in panchina anziché Ciocci o Sereni? È un'alternativa per avere anche delle prospettive future. I napoletani, scaramantici ed amanti della cabala, hanno già l'ambo secco per la prossima settimana. 13 e 21, minuto del gol di Maradona. Baldas, arbitro di Trieste alla 13ª direzione di quest'anno in Serie A, conferma di portare fortuna agli azzurri. E dopo il 3-1 di Napoli-Torino e il 4-0 con la Fiorentina, propizia il gol numero 13 di Maradona, fischiando con tempestività la brutale interruzione di una rapida e lineare manovra azzurra. Da distanza e posizione preferite, Diego si fida delle due infiltrazioni di Nuovo Caina al piede d'appoggio e sfrutta al meglio il sinistro. Poi imita Jory in una danza di tipo triviale. Tutti lo applaudono e nessuno si accorge che Zenga parla con le mani. Non c'è niente da fare, dice. E per la verità, contro il Napoli del primo tempo, nel quale rientrava Ferrara e dopo mesi di assenza anche Giordano, l'Inter ha limitato i danni al minimo. Ha tentato la carta dei giovani, Ciocci, Scifo e Minaudo, 60 anni in tre, ma non ha avuto fortuna. Troppo forti per loro Ferrario, Bagni e Romano, nazionali che Vicini dalla tribuna seguiva con occhio particolarmente attento. A tanta determinazione degli azzurri, una sola risposta dell'Inter nei primi 45 minuti. Un Inter che contava su Fanna e su Bergomi, insidioso sulla fascia destra più che su Serena, controllato dal rientrante Ferrara. Ed invece il terzino della nazionale offriva proprio a Serena il pallone per il possibile pareggio. Niente da fare. Cortese, come sempre, disponibile, Vicini. Tra il primo e il secondo tempo, un giudizio lapidario su Bagni, naturalmente osservato speciale, direi. Ma Bagni non è un osservato speciale, è un osservato come tutti, credo che si sia fatto un po' di confusione attorno a Bagni. Il problema di Bagni, ho detto solo, che è un problema di ordine fisico, se sta bene il valore di Bagni non si pone. Per quanto riguarda la partita, mi sembra un primo tempo di grande tensione agonistica, una prodezza di Maradona, forse anche una di Garella. Alla quale lei ha applaudito, ho visto. Beh, le prodezze si applaudono sempre. E adesso a lei per i tifosi che vogliono tanti autografi. Il Napoli, che marcia alla media di due gol a partita, questa volta si deve accontentare di una sola rete, perché con l'emissione di Matteoli per Minaudo migliora per chiarezza di idee il gioco interista a centrocampo. E poi a disilludere gli azzurri ci pensa Zenga, che di intuito sventa l'insidiosa mezza girata di Giordano. Il trap gioca anche la carta Altobelli e richiama Ciocci. Bianchi, che ha un occhio anche sulla panchina nerazzurra, risponde con Filardi per Giordano. Le conseguenze di tutto questo tatticismo sono i tiri a ripetizione che l'Inter indirizza negli ultimi minuti verso la porta custodita e non da Garella. Sono momenti difficili e nel ricordo di altre storiche conclusioni, gli 80.938 paganti del San Paolo, oltre 2 miliardi di lire l'incasso, guardano con frequenza gli orologi, anche quando a terra finiscono Bruscolotti e Nobile, che rimedierà 5 punti al cuoio capelluto. Maradona esulta più del solito e se lo fa lui vuol dire che era proprio una vittoria importante. Maradona, Maradona, allora i microfoni, grande partita, senti, ma quando sei zoppo giochi meglio? No, abbiamo sofferto negli ultimi minuti, però credo che abbiamo fatto una grande prestazione fino all'84 minuti. Senti, c'è un vecchio proverbio italiano che dice meglio zoppo in paradiso che in carrozza all'inferno, in Argentina lo stesso. Sì, è vero, vero, è vero, io volevo stare perché per noi era troppo importante questa partita e ce l'ho fatta grazie al dottor Acampo, grazie a Carmando, grazie a Andrea, grazie ai compagni che mi hanno dato la fiducia che ho bisogno per scendere in campo. Ormai è andata per il secondo scudetto, mancano pochissime partite. No, ancora non è che non dobbiamo parlare così. Sì, oggi abbiamo fatto una grandissima vittoria. Dunque, Bagni, mi sembra che alla stregua di quello che si è visto oggi sta abbastanza bene.
Io ho sempre detto che bisogna giudicarmi per quello che faccio la domenica. Se sto bene durante la domenica, penso che bisogna giudicarmi per quello. Quello che ho fatto vedere oggi, ma non solo oggi, ma durante tutto il campionato, penso che parli da solo. Io non penso di essere sotto esame dopo tanti anni di carriera. Certamente. Assolutamente.